si può rinascere da un dolore sconfinato, quale la morte di un figlio o di un marito che si amavano in modo incalcolabile? Si può ridare un senso alla vita ricordando due persone speciali per chi li ha perse e per i loro cari, attraverso iniziative che generano a loro volta amore e sorrisi, diventando un'occasione di riflessione per l'intera comunità e contribuendo in tal senso a creare una società migliore. Dream Angels, l'associazione di Fabio e Tommy, è la risposta pensata, desiderata e voluta da Stefania Mariotti, la mamma di Tommy, e da Alice Pedrazzi, moglie di Fabio, insieme a Pier Enrico, papà di Tommy, e Remigio e Werther, i ragazzi di Fabio e Alice. L'associazione è stata presentata al Teatro San Francesco di Alessandria, dove Fabio Bellinaso per quasi 50 anni è stato uno dei protagonisti della divota commedia Gelindo e dove Tommaso Re Mariotti ha condiviso molti momenti di gioco e di crescita coi ragazzi dell'Associazione San Francesco. È stata la giornalista Ketty Porceddu, direttore di Telecity 7 Gold Alessandria e amica di Alice e Stefania, a condurre con grande delicatezza la presentazione dei progetti di quello che è stato definito dalle stesse fondatrici del sodalizio un pomeriggio in famiglia. Fabio Bellinaso, ex sindaco di Cuccaro, è scomparso a febbraio a 57 anni, mentre Tommy è mancato a 18 anni lo scorso maggio. Da qui la scelta, come ha sottolineato Pier Enrico, il papà di Tommy, di come far proseguire la propria vita. Sarà con l'orgoglio di fare quello che facciamo, ha detto, e di farlo per gli altri, attraverso una serie di progetti solidali. È l'unico modo. Diverse le iniziative che nel tempo l'associazione Dream Angels intende realizzare, partendo da due percorsi: Portami e Ascoltami. Il primo dedicato a realizzare i desideri dei malati e delle loro famiglie, aiutandoli nell'organizzazione sia logistica del trasporto, con una partnership importante con Castellazzo Soccorso e con il proprio personale volontario, medico e paramedico, e un altro progetto invece che si chiama Ascoltami e che si basa sull'esperienza di chi ha già assistito malati, soprattutto di patologie oncologiche, e vuole mettere a disposizione la propria esperienza per cercare di dare una guida e un accompagnamento a chi si trova ad attraversare, assistendo i propri cari, le differenti e difficili fasi della malattia. Ci saranno poi 4 appuntamenti fissi annuali, durante i quali verranno organizzati eventi solidali finalizzati alla raccolta di fondi. I prossimi appuntamenti saranno i compleanni di Tommy e Fabio, cioè il 2 novembre, il 26 giugno, ma nel frattempo ci sarà anche il 25 febbraio e il 4 maggio. Prima, il prossimo 21 settembre alle 18, presso la sede del Castellazzo Soccorso a Castellazzo Bormida, è in programma Portami all'Ape, dove verrà ufficializzato il sodalizio coi membri del Castellazzo, capitanati da Francesco Zanini. Alla presentazione alessandrina c'era anche il sindaco Giorgio Abbonante, che ha sottolineato come questa iniziativa di comunità metta in rete vitalità nel rispetto del rapporto stretto fra vita e morte.